Bentornati su Canale Mappetti, questo blog, io sono il Gonz e oggi vi voglio parlare di un film che è da poco uscito su Prime Video che si chiama Il giorno sbagliato. Ma prima di parlare del film, vi invito a iscrivervi al canale se siete fan dell'horror, vi piace parlare di film horror, anche se in questo caso stiamo parlando di un thriller, e mettere like e seguirci su tutti i nostri social. Se invece siete roditori e insomma vi piace rosicare, potete anche mettere dislike come fate praticamente tutte le volte in tutti i video. Ciao. Allora, veniamo al film. Allora, ogni tanto parliamo anche di thriller, quindi non stupitevi. Di solito parliamo di horror, ma anche il thriller ci intriga. Questo è un thriller che però ha qualcosina di horror. Restate con me per scoprire che cosa intendo? Attratto dalla presenza di Russell Crowe, che è un attore che a me piace molto, che considero bravo, che considero potente nella pellicola, una figura che veramente sa bucare la pellicola con una presenza incredibile. Attratto dalla sua presenza, ho deciso di vedere Il giorno sbagliato. Questo film parla di una madre che è un po' scombinata, insomma. Non gli va tutto benissimo, separata, si sta separando, giornata terribile, arriva a un semaforo, suona una persona e questa persona è Russell Crowe nel suo SUV gigantesco. E Russell, insomma, il personaggio di Russell Crowe, ha avuto una giornata terribile, molto più terribile della giornata della protagonista. Lei gli suona molto maleducatamente e lui prima si arrabbia, poi cerca di fare una sorta di pace e gli dà una specie di ultimatum, cioè o ti scusi anche tu o so cazzi. E saranno cazzi perché lei non si scuserà. Non vi dico altro. Questo è un film che ha dei difetti piuttosto grossi. No, non vi dico altro sulla storia, però vi voglio dire che anche senza andare a spiegarvi esattamente quali sono le problematiche, è un film che ha dei difetti piuttosto grossi nella sceneggiatura, che purtroppo è piena di forzature, di situazioni che risultano piuttosto irreali e ingiustificate in continuazione, e questo ti distoglie dalla storia e ti distrae dalla sospensione dell'incredulità del film, e questo non aiuta a prendere seriamente la storia che stiamo vedendo. Nonostante questo film abbia veramente un Russell Crowe sempre potentissimo, secondo me, sempre di grande impatto, anche se lo abbiamo visto in altri ruoli sicuramente essere più bravo, ma è comunque sempre Russell Crowe, è sempre un uomo in qualche modo mette molto in soggezione. In questo caso è molto arrabbiato, è molto aggressivo e sarà molto inquietante. Riuscirà a creare veramente quei 2 o 3 momenti di suspense, di strizza nel film abbastanza carini, abbastanza notevoli. Però, come dicevo, di per sé il film non riesce a creare un vero stato di ansia. È un po' da capire anche quale fosse l'intento del film, cioè se l'intento era dare ragione a Russell Crowe o dare ragione alla protagonista, perché per tutto il film noi, almeno questo è l'effetto che ha avuto su di me, staremo dalla parte di Crowe. Insomma, forse sarò l'unico, ma cioè sta donna è veramente un'inetta, una persona abbastanza spregevole, perché i suoi problemi non sono altro che causati da se stessa, e però continua a pensare che sia il mondo che la mette in queste condizioni. E poi fa delle cose veramente assurde, che non vi posso spoilerare, ma sono totalmente illogiche, sono totalmente illogiche. Sì, magari faccio una piccola parte spoiler alla fine. La regia non è neanche malvagia, ci sono dei momenti dove ci sono degli ottimi inseguimenti, delle riprese di inseguimenti di auto fatti bene, ci sono delle specie di jump scare fatti con gli incidenti stradali, quindi un po' alla Final Destination, cioè incidenti che capitano in modo del tutto inaspettato e morti cruente. Perché ritengo che abbia un filo di horror nella sua storia questo film? Perché il personaggio di Russell Crowe si trasforma in una sorta di villain quasi alla Jason, un omone nerboruto. In questo film ha una grande pancia, è proprio molto molto grasso, ma nonostante ciò rimane un figo pazzesco. Un uomo inarrestabile, molto grosso, un po' come un Jason che va e ammazza tutti, uccide tutti, fa una strage, insomma. In questo sembra quasi un villain di un film horror, ed è abbastanza cruento anche come lui, insomma, si vendicherà con questa donna. Però
Il film poi è cosparso anche di idiozie che appunto fanno calare molto la tensione, che vi racconterò magari nella parte dopo. Quello che voglio dire nella parte non spoiler è che ho trovato molto interessante il fatto che secondo me la pellicola non dà assolutamente torto al folle, perché sembra quasi dire in questo mondo di grande insensibilità, di poca empatia con il prossimo, questo cinismo è il colpevole di tutti i mali, di tutte queste reazioni. E infatti non avremo la sensazione alla fine del film che qualcosa sia andato a posto in un certo senso. O forse ce l'avremo, ma sarà qualcosa che lascia comunque l'amaro in bocca. Detta molto semplicemente, il film è guardabile, ma non è niente di significativo. E per una serata abbastanza leggera, popcorn alla mano, si può anche guardare, ma giusto per la presenza di Russell Crowe, che diciamo alza un pochino il tenore della pellicola. A questa parte è spoiler. Le cose ridicole che vediamo nel film, cioè non credibili, le cose poco credibili che ci sono, sono abbastanza evidenti a tutti, anche a un occhio non troppo analitico. Cioè questo stalker violento, dopo aver ucciso la moglie, cioè, se ne va in giro tranquillo e ok, e già qua inizia un po' a vacillare, perché comunque almeno non so voi, ma io se piscio contro un albero in 2 secondi vedo le luci della polizia. Questo ha ammazzato moglie e compagno della moglie con un martello, ha dato fuoco alla casa ed è scappato col suo SUV e gira tranquillo per le città. Ci sono anche tantissime altre cose strane, illogiche, come gli spostamenti di questa madre che per portare il figlio a scuola sembra che lo stia portando nello stato vicino. Cioè, questi non è che vanno a scuola nel loro quartiere, no, vanno a scuola dall'altra parte dello stato. E questa cosa si ripercuoterà per tutto il film, cioè loro saranno sempre lontanissimi da qualsiasi luogo in cui devono andare e dovranno sempre fare chilometri e chilometri di autostrade, tangenziali, eccetera eccetera. Questa è una cosa abbastanza frustrante per chi guarda il film, perché ti viene da dire vai alla polizia, usa il telefono. Anche il telefono è una questione piuttosto gestita male nella pellicola, perché non viene mai usato nel modo in cui debba essere usato, perché non viene mai chiamata la polizia quando qualsiasi persona sana di mente l'avrebbe già fatto, e soprattutto sembrano non esserci le forze dell'ordine da nessuna parte. In un paese come gli Stati Uniti sembra abbastanza improbabile. Un'altra cosa molto curiosa è che questi poliziotti sono sempre soli. Noi sappiamo benissimo che i poliziotti girano in coppia, soprattutto in America, perché l'America è un posto pericoloso anche per i poliziotti in certi posti. Eppure qua vediamo poliziotti in macchina da soli, o poliziotti che intervengono a una chiamata da soli. Ci sono parecchi epic fail piccoli che proprio distraggono dalla trama di base. Poi c'è una scena abbastanza esilarante dove il fratello della protagonista è legato, gli danno fuoco e c'è una scena ridicola dove, insomma, è tutto abbastanza grottesco. Ho trovato anche veramente poco credibile la lotta finale con questa morte del pazzo fatta un po' frettolosamente, con la solita battuta all'americana mentre gli dà il calcio e gli ficca la forbice nell'occhio, una roba proprio abbastanza trash. Sul finale noi vediamo questa donna che, dopo tutto quello che è successo, lei tranquillamente, dopo poco, può tranquillamente andare a farsi gli affari suoi con suo figlio, dopo che è stata uccisa un sacco di gente, case bruciate, eccetera. Vabbè, prende l'auto, va per strada e ha di nuovo un problema automobilistico. Ha l'istinto di suonare il clacson e si ferma prima. Lì sembra quasi che il film voglia dire, non so, in un modo o nell'altro aveva ragione il folle, devi imparare a essere un po' più educata, insomma. E questo l'ho trovato abbastanza un po' buffo, ma dall'altra parte invece ci ho visto la volontà di dire, che è un po' cinica anche come cosa, la volontà di comunicare un messaggio, cioè quello che alla fine, sì, lui sarà stato anche cattivo e tutto, ed eccessivo, esagerato, però anche tu, insomma, sei il frutto di questo male, insomma, sei colei che l'ha generato. C'è una sorta di messaggio un po' strano, però è un'idea tutta loro, insomma,
Non lo so se è troppo condivisibile, comunque è un film, da questo punto di vista l'ho trovato curioso, però dal punto di vista registico e come sceneggiatura del tutto irrilevante. Questa è la mia opinione su Il giorno sbagliato, un titolo anche abbastanza, insomma così, freddino. Poco significativo. Questo è tutto per la recensione di Il giorno sbagliato. Se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale, seguiteci su tutti gli altri social e ci vediamo al prossimo video.